Salve a tutti amici di YouTube, oggi ritorno con questo video, questo tutorial, questo pacchetto più che tutorial, questo pacchetto che mi sono immortalato sempre con password da chiedere a me a Onetel, però è un pacchetto, è un bel pacchetto, è un pacchetto Apple, o meglio pacchetto Mac. Come vedete io sto utilizzando Mac adesso, cioè, oddio, non proprio Mac, qua c'è CPU, però qua c'ho delle cose, però quello voi non ce l'avrete. Poi non mi sono modificato l'orb e qui non ho cancellato le cose, non c'ho la scritta di Macintosh che normalmente sta nella barra, però comunque, come vedete, è molto simile, cioè, come aspetto l'altro grafico, non possiamo dire che comunque non somigli. Cioè, non è uguale, comunque è un tema, però vabbè. Ok, vi insegnerò a trasformare esattamente così. O ancora meglio, poi dipende da voi. Guardate qui, così. Io clicco qui, mi apre così. Bene, per fare questa cosa non serve solo un tema. Sarebbe bello se fosse così. Allora, io vi ho preparato un pacchetto, sempre con il password, ma la password vi la chiederanno durante il download, che subito dopo questo video importerò su Megaupload. Sì. Allora, noi ci scarichiamo il download. Avremo pacchetto Apple, questo installer con il mio logo solito. Gli diamo il doppio clic, ricaricherà in un attimo. Bene. Uscirà scritto il nostro logo e poi uscirà scritto fate sfoglia e poi strike. Copyright per Francesco 4708, perché copyright vuol dire che il pacchetto è mio, non me lo dovete rubare, perché sennò poi so proprio. Bah, non continuo, guarda. Vabbè, cartella di destinazione sfoglia, date desktop, ok, e li fate strike. Processo di estrazione rapidissimo. Beh, esce questa cartella, pacchetto Apple, qui si chiama come installo. Gli diamo il doppio clic che vediamo che troviamo dentro. Tutto per trovare non è stato facile. Allora, prima apriamo il, insomma, che non avete capito, l'attenzione, il documento di testo, attenzione. Allora, questo c'è scritto, questo pacchetto è stato creato da Francesco 4708. Non rubare il pacchetto, copyright per Francesco 4708. Quindi non me lo rubate, perché o almeno voi lo avete, però non fate altri video dove dite ho fatto io questo pacchetto, capito? Perché il tema non l'ho creato io. Comunque, però, sono andato io a cercare su internet tutte le cose, gli orb e i temi e tutto. Cioè, non è stato facile. Sono comunque parecchie cose in questo pacchetto. Vabbè, comunque, bando alle ciance e andiamo subito a vedere il pacchetto. Allora, abbiamo subito questo cursore. Come vedete, il cursore è dire si installa da solo in vedete? macOS 6, vedete? Allora, clicchiamo sulla cartella cursore Mac. Aprite questo setup leggerissimo di 1,1582 kB. E date il doppio clic, vi farà il setup. Cioè, c'era, quando avrete finito di installare, vi si attiverà automaticamente il cursore Mac. E già una parte della trasformazione in Mac è avvenuta, il cursore Mac. Poi, sempre vedendo, ecco, non dice. Poi avremo gli orb, che sarebbero questi qui, che, vabbè, poi questo serve un programma a parte, Windows 7 Start Button Changer, chi ce l'ha, se no me lo chieda, ve li passo anche il link, io non l'ho messo in questo pacchetto, perché poi l'orb non è necessario, però chi vuole l'orb se lo scarica, cioè è facile da trovare, non occupa niente il programma. Va bene, vediamo l'orb è uno. È solo uno, ma molto bello, perché è quello originale di Macintosh. Vediamo. Ecco. Vedete? Come quello di Macintosh proprio qui. Ok. Poi abbiamo il RocketDock, che sarebbe questo qui. Noi diamo il doppio clic, abbiamo il setup. Questa applicazione. Diamo il doppio clic, lo installiamo, ce la c'è. E lo avremo diverso. Ok, voi dite, come lo facciamo ad avere stile Mac? Ok, per avere lo stile Mac dobbiamo aprire quest'altra cartella, Skin Mac Rocket Dock, doppio clic, ecco.
Allora vedete questa cartella che quando apriamo ci avranno questi, tutti questi file. Bene, noi prendiamo la cartella, gli diamo copia, tasto destro, copia, start, computer, disco locale C, programmi, ci troviamo la cartella Rocketlock e andiamo in skins e gliela incolliamo. Poi andiamo in Rocketlock, impostazioni barra, ecco, andiamo poi, scusatemi se è uscita quella scritta, ma perché ho installato un Docklets e l'ho installato un po' male. Vabbè, comunque, stile, e mettiamo il tema, noi vedremo che c'era il tema OS X, vedete? È così, ah così, ah OS X, mettiamolo ok. Ecco, a me, a voi non mi usciranno queste cose. Che vedete se i tetting del Docklets ho fatto danno, ma che non lo devo, mi tocca disinstallarlo, ecco appunto. Ho fatto danno con un Docklets che poi vi spiego cos'è. Va bene, quando avrete questa barra pure, possiamo procedere all'installazione del tema, che comprende tutta questa faccia di numeri e tutto, cioè di. Come? Allora, innanzitutto sempre con Windows spacciato, con Ultimate Patch, eccetera, che non stanno sempre nel pacchetto. Allora, noi andiamo in Start, Computer, una volta spacciato, si colloca il C, Windows, Resources, Temp, e glielo incolliamo. Poi chiudiamo. Tasto destro, personalizza. E lo attiviamo. Ok. Poi vi ho importato un'altra cosa. Noterete che i wallpaper che ci saranno non sono di Mac, ma bensì sono d'erba, wallpaper normali. Allora io vi ho importato dei wallpaper bellissimi di Mac, che sono quattro e sono questi qui. Questo, vediamolo subito, ecco. Ecco qui. Questo. Ah, questo è venuto male perché lo devi mettere a tutto sfondo, vabbè. Poi. Vabbè, questo. Poi questi basta che fate stendi e vi si estendono, non vi preoccupate. Vabbè, comunque qualche tema. Ok. Vabbè, un attimo, ecco. Vedete, poi ho fatto stendi a questo qua piccolino, è venuto normale, bello in HD, eccetera. Infine, e poi basta, e questi qua, e questi file servono per la creazione di Macintosh, o almeno una parte di Macintosh, perché Macintosh non è così, ma per crearlo ci vuole più. Ecco, siamo già arrivati a 8 minuti. Bene, devo fare anche una piccola cosa. Innanzitutto vi dico che per avere, allora, no, voi avrete normalmente, un attimo, che devo essere veloce, ecco, avrete normalmente la barra così. Come normalmente in Windows 7, per modificarla stile più schiacciato Mac, tasto destro, proprietà, mettete usa icone piccole, pulsanti nella barra dell'indicazione, mettete non combinare, applica. Uscirà così. Ok. Adesso, questo pacchetto è finito ed è come modificare il Windows 7 in Mac. Poi, voi potete scaricare dal cellulare Rocketlock in descrizione anche i Docklets, che sono quelle cose che vi aprono tante cartelle insieme, però io l'ho installato male, quindi mi ha dato problemi in continuazione con la Rocketlock, quindi è meglio che lo disinstallo perché poi voglio installare meglio. Comunque, io penso di esservi stato utile perché comunque vi ho dato più di una cosa, perché vi ho dato un pacchetto con cursori, Rocketlock, skin Rocketlock, tema, wallpaper, orb, eccetera. Quindi vi ho detto come modificare questa. Chi vuole si può mettere il Docklex. E poi questo è il massimo che si può fare di Macintosh. Cioè, come si può fare in più, se non lo sapete dire, perché è impossibile. A meno che non devi scaricare proprio di programmi, però questo manualmente è meglio che si può fare. Ok, adesso vi devo fare una piccola previsione. Chiunque guardi questo video e chi scarichi il sito, il download con la password, perché c'è la password, ricordate che
il mio amico MSRocco98 chiede se è passato a Windows 7 V, poi W, se, 7 via praticamente la prima è MSRocco98, ma l'hanno praticamente gli hanno bloccato l'account, quindi io vi prego anche con il mio canale, vedete, questo è il mio canale, di iscrivermi tutti i miei iscritti o quelli che stanno vedendo questo video, di andare nel suo nuovo canale che è così. Comunque sarà nella descrizione, sarà 7 eccolo qui. Starà tutto nella descrizione, il link del sito della Rocca, te lo canto in questo canale che voi spero che vi iscrivete perché è bravissimo, sta già riprendendo gli iscritti piano piano, ma chiunque, vi avviso, chiunque sia stato, non lo doveva fare, cancellare quello stupido account. Quindi vi invito a iscrivervi nel mio e nel suo canale, spero di esservi stato utile con questo pacchetto, chiedetemi la password, io ve la darò subito. E ripeto di iscrivervi al suo canale. Ciao e alla prossima.